Dunque, buonasera a tutti per questo nuovo incontro dedicato alla serie Liberi Libri, che per una coincidenza abbastanza curiosa, abbiamo capito dal nuovo premio Nobel per la fisica che il caso in realtà non è altro che un sistema ordinato diversamente, ha visto la settimana scorsa incontrarci per ben due libri sulla Cina, quindi siamo nell'estremo oriente, all'altra parte del mondo, mentre oggi invece l'incontro è dedicato a un testo, soltanto un testo, che si svolge, diciamo così, che riguarda l'estremo occidente, diciamo così, non si usa questa espressione, ma l'estremo occidente del mondo. E questo secondo me è molto importante e significativo perché vuol dire che sempre più spesso parliamo di mondi che non sono i nostri, non sono quelli abituali, non sono quelli tradizionali. Per farlo, stasera abbiamo invitato Antonio Di Campli, che appartiene al Politecnico di Torino, è ricercatore in urbanistica e che però insegna ovviamente al Politecnico di Torino, ma che ha avuto e ha ancora una esperienza molto vasta, molto ampia in università straniere, sia europee, tra Italia e Svizzera, sia però anche latinoamericane. Ha insegnato in Colombia, ha insegnato in Ecuador e in particolare dall'esperienza dell'Ecuador nasce questo volume pubblicato da Lettera 22, che si intitola La differenza amazzonica, forme ed ecologia della coesistenza, che è un volume che raccoglie una serie di suoi scritti che legano, si intrecciano, diciamo così, c'è un'introduzione molto importante, secondo me, e poi dei suoi interventi che provano soprattutto a rileggere, riconnettere il tessuto fornito dai saggi di altri autori latinoamericani che si esercitano appunto su questo complesso universo che è l'Amazzonia. Non soltanto ovviamente brasiliana, ma anzi soprattutto quella della parte verso la sorgente, diciamo così, del Rio delle Amazzoni. Conclude tra l'altro il libro una bellissima scoperta, da parte mia una scoperta assoluta, che è uno scritto in portoghese, ma assolutamente affrontabile da chiunque abbia un minimo di esperienza con le lingue neolatine, diciamo così, di Euclides da Cunha, che è uno scrittore, un sociologo che nel 1909 compie un viaggio di risalita sul fiume e ne trae delle impressioni davvero straordinariamente suggestive. E questa è la conclusione, ma all'interno sono moltissime altre le geografie e le tensioni che si aprono. Antonio le descrive molto chiaramente nell'introduzione, lavorando soprattutto su due fronti. Il primo è il tentativo di chiarire quale sia e come possa essere praticata una prospettiva di ricerca decoloniale. Probabilmente sarà lo stesso Antonio e poi forse i nostri ospiti a raccontarci meglio di quanto possa fare io cos'è la prospettiva decoloniale, forse anche la prospettiva di studi decoloniale, anche in relazione agli studi postcoloniali, ai postcolonial studies che forse hanno avuto una fortuna di più lunga. Di più antica data, diciamo così. E d'altra parte poi, e questa è la seconda parte, soprattutto la seconda parte del volume, che è dedicata a una serie di ricerche e ad illustrare una posizione che inizialmente Antonio la descrive con molta forza, con molto coraggio anche, con molta energia, è una prospettiva, come dire, che mi verrebbe quasi da definire antiambientalista. Lui fa un ragionamento molto erudito, molto colto, molto motivato, molto circostanziato sulle differenze che ci sono tra posizione ambientalista e posizione ecologista, insomma, laddove si assume nei confronti della natura, dello straordinario patrimonio naturale che tutta l'Amazzonia
sembra incarnare, si assume una posizione, come dire, assai più critica, assai più intrecciata soprattutto alla presenza umana che nell'Amazzonia si viene a ritrovare. Una posizione quindi estremamente interessante e anche estremamente come dire, ricca di significati e credo di suggestioni per persone come me, per esempio, che non si occupano di questi temi così distanti e che pure si sentono l'urgenza, come dire, di uscire da alcuni luoghi comuni sempre presenti su questi territori altri, su questi territori dell'alterità, su questi territori della diversità. E credo che il libro ci aiuti moltissimo in questo senso, anche al di là del continente sudamericano, anche al di là dell'Amazzonia, anche al di là delle discipline urbane, dell'urbanistica in particolare. Con noi abbiamo invitato a discutere di questo testo, oltre all'autore naturalmente, a cui daremo la parola immediatamente, abbiamo invitato tre studiosi di formazione e anche di mondi differenti: Alessandro Gabbianelli, che è un architetto ed è un professore di architettura del paesaggio all'Università di Roma III, quindi a Roma, Francesco Chiodelli, che è un professore, un docente di geografia economico-politica all'Università di Studi di Torino, e Giulia Testori, che invece lavora presso il Joint Research Center della Commissione Europea, che ha sede a Siviglia e che attraverso gli studi del dottorato ha molto lavorato soprattutto sulle vicende e sulla situazione equadoregna anche in quel caso. Io direi che darei anzi prima di tutto la parola al nostro autore, facendogli i più grandi complimenti perché veramente è un libro di grandissimo interesse, ma dandogli anche l'arduo compito di riassumere quello che evidentemente è il lavoro di molti anni di fatica in 5-10 minuti, che non sarà un compito facilissimo, ma conto su Antonio. Grazie mille, Sergio, per questa bella presentazione e ci tengo molto a ringraziare anche Giulia, Francesco e Alessandro. Sono tre figure scelte non a caso, identificate non a caso, insomma, come interlocutori su questo, per commentare, anche criticare questo lavoro, insomma, perché credo che i loro punti di vista, che provengono appunto da tre ambiti di ricerca differenti, possono offrire delle considerazioni interessanti su questo lavoro. E provo a condividere lo schermo se riesco. Ok, allora io molto, molto brevemente vorrei provare a offrire una sorta di mappa di alcuni dei contenuti presenti in questo lavoro. Il professor Pace nella sua presentazione ha messo molto l'accento su aspetti del contesto, dell'Amazzonia e quant'altro. Per come lo vedo io, questo è un lavoro che innanzitutto si pone in continuità con un precedente libro che ho pubblicato nel 2019, che era questo qui, Abitare la differenza. Il titolo ne riprende in parte i termini, e provando ad esplicitarne alcune ipotesi. Quindi rappresenta una sorta di concatenamento di riflessioni. E mi interessa presentare questa riflessione a partire da questo motto scritto dal subcomandante Marcos dell'Esercito Nazionale di Liberazione Zapatista, che mette l'accento su un concetto chiave di questo libro, cioè vale a dire vogliamo un mondo dove possano coesistere molti mondi. E quindi sostanzialmente a partire da una ricerca su alcuni contesti del pedemonte amazzonico equatoriano, questo è sostanzialmente è un volume che prova a ragionare, perlomeno ci prova in maniera tentativa, su forme di progetto che nascano sul riconoscimento delle differenze, sull'analisi dell'interazione tra i conflitti tra differenti ecologie socio-spaziali e sul tentativo di ridefinirne relazioni. Questo in qualche modo è un'ipotesi, è l'ipotesi che sta dietro tutta questa riflessione. Si parla di Amazzonia, ma come diceva il professor Pace nella sua presentazione, non si parla di difesa della selva, vale a dire si prova a collocarsi fuori da quel mare magnum di letteratura che
prova a parlare di quel luogo a partire da un punto di vista molto europeo, molto transatlantico, per cui l'Amazzonia sarebbe il polmone verde del mondo in quanto tale soggetta a funzionare secondo problemi di altri luoghi. Insomma. Esiste in Amazzonia più che altrove, si rendono visibili problemi di abitabilità. E questo ha a che fare molto con un altro punto che ha toccato prima il professor Pace, vale a dire l'applicazione in quei luoghi di forme di progetto e di analisi di matrice occidentale, vale a dire europea e nordamericana. Si tratta di forme di progetto che in Europa soprattutto sono oggi dei paradigmi dominanti. Vale a dire la cultura come infrastruttura identitaria e quindi il progetto come messa in valore delle cosiddette eccellenze, la distinzione tra natura e cultura, quindi l'idea di natura come esterno da proteggere o come elemento da sfruttare, l'idea molto occidentale di spazio pubblico e di sfera pubblica, quindi lo spazio pubblico come qualcosa in cui si riflette la società, e soprattutto la distinzione tra sfera pubblica e sfera privata. Questi quattro punti sono sostanzialmente delle nozioni che stanno alla base della crisi dell'abitabilità amazzonica, ma diciamo, oggi il discorso sull'antropocene ha esteso tutta queste tensioni a un livello quasi, quasi globale. Questi sono i punti che possiamo dire informano la cosiddetta Western Urban Theory. E quindi se diciamo, queste sono queste distinzioni tra pubblico e privato, tra natura e cultura, l'idea diciamo, della cultura come infrastruttura identitaria, patrimoniale e quant'altro sono alla base dell'abitabilità, questo testo prova sostanzialmente a identificare i termini di una differente grammatica con cui ragionare sul progetto. E in prima battuta si fa riferimento a questo pensiero cosiddetto decoloniale, che è un pensiero critico che ormai ha più di 30 anni e passa di evoluzione, che nasce sostanzialmente propriamente in America Latina e che si distingue da quello postcoloniale, che detto in maniera molto sintetica è di origine asiatica, per un atteggiamento maggiormente operativo. Cioè sostanzialmente mentre il pensiero postcoloniale è stato in grado di costruire una critica molto radicale e ben articolata diciamo, al pensiero occidentale, quello decoloniale sostanzialmente ne prende in parte le distanze per spostarsi su un piano propriamente progettuale, o perlomeno più operativo rispetto a quello di semplice critica. E in questo lavoro ci sono alcune categorie progettuali che io considero interessanti da esplorare, sono quelle di distruzione, di instabilità, intimità radicale e di ecologia come concetto antagonista a quello di natura. Alcuni termini chiave che traducono questi termini sono quelli di diciamo, pensiero cannibale, di delinking o di spazio opaco, di economia barocca e di open form. Il libro è articolato in due grandi blocchi, oggetti e processi spaziali, restituisce appunto una serie di casi studio indagati da alcuni colleghi latinoamericani. La seconda parte, che forse anche più nell'indice sembra molto più piccola, ma in realtà almeno per quanto mi riguarda, mi ha richiesto più di un anno di lavoro, prova a ricostruire invece una sorta di mappa critica dei discorsi che si producono attorno all'Amazzonia e quindi dei paradigmi di analitici e di progetto che vengono utilizzati, per esempio quello di urbanismo planetario o di urbanismo estrattivo, di urbanismo populista e quant'altro, estrattivista e per ultimo l'indigenous urbanism. Quindi questo sostanzialmente è un po' l'armatura di tutto il volume. Quindi sostanzialmente alcuni concetti, come dicevo prima, si è provato a rendere operativi. Sono quelli di spazio opaco, che è un concetto coniato da un importante pensatore caraibico, che per me, almeno nella mia formazione, è stato molto importante, si chiama Edouard Glissant, dell'isola della Martinica. Glissant scrive in francese. E lui dice appunto che per permettere la coesistenza tra differenze, tra differenti culture, ecologie e quant'altro, di cui c'è bisogno non è di spazio pubblico, quanto di opacità, vale a dire di luoghi introversi e protetti che permettano la sopravvivenza dei soggetti vulnerabili. Sono
quello di pensiero cannibale, che è un pensiero molto anti-occidentale. Appunto, se noi europei siamo abituati a ragionare in termini di radici, di essenze, di eccellenze, di identità, e quindi a definire sempre una sorta di archetipo o di eidos che sorregge una qualche carattere che può essere progettuale, urbano, territoriale. Il pensiero cannibale sostanzialmente sostiene l'ipotesi antagonista, vale a dire io mi definisco incorporando l'altro. E questa è un'interessante posizione di pensiero proposta nei primi anni del Novecento da Osvaldo De Andrade, che ha scritto il Manifesto Antropofago, e adesso ripresa da Edoardo Viveros de Castro, che è questo grande, diciamo, discepolo di Levi Strauss, che brasiliano, che porta avanti questo pensiero. Ho provato a rendere operativo quel concetto di istruzione e di vacillazione, e in particolare quello di differenza coloniale, che sostanzialmente rappresenterebbe un tentativo di trasformare in termini pianificatori e progettuali quei processi di frizione che si producono tra quando due paradigmi conoscitivi vengono posti in attrito l'uno contro l'altro. Che cos'è la differenza coloniale? Come me ne sono, diciamo, come ho provato a ragionare su questa roba qui? Allora, in America Latina si produce conoscenza attorno alla città e al territorio sostanzialmente importando saperi da fuori. Quindi se si va all'università latinoamericana si sente parlare di resilienza, di sostenibilità, di mixité, che sono termini molto molto occidentali. La cosa che è interessante è che l'applicazione in quei luoghi di queste forme di conoscenza e di paradigmi basati su forme dell'abitare, percezioni spaziali di altri luoghi, in realtà non è qualcosa da rigettare, come alcuni oggi sostengono, per sostituirle con cosmovisioni ancestrali, indigene o precolombiane. Cioè, oggi è molto di moda questo discorso in quei luoghi lì. Quello che è interessante, invece, secondo me, è vedere come in quei luoghi questi paradigmi vengono cannibalizzati e quindi distorti. Ed è attraverso questa incorporazione che si produce quella differenza coloniale, che si traduce in precise configurazioni spaziali, che sono molto poco esplorate progettualmente, che invece a me sembra interessante analizzare. Gloria Anzaldúa, che è questa importante scrittrice femminista, lesbica, chicana, quindi di frontiera tra Messico e Stati Uniti, ha coniato il concetto di border thinking, proprio per ragionare su queste situazioni che si collocano sempre a ridosso di due contesti, due condizioni differenti, no? Quindi il pensiero cannibale produce questa distorsione che si basa proprio su forme predatorie, sia del sapere che delle pratiche di produzione spaziale. E tutto questo porta a mettere a fuoco, diciamo, diverse categorie di progetto, a considerare per esempio la frammentazione non come un problema, ma come un'opportunità, e la presa di distanza come un tema di progetto. Per esempio, quando parliamo di differenza coloniale, nel caso dell'Amazzonia, io ho individuato, con l'ausilio chiaramente di colleghi, insomma, di infinite interviste, in viaggi, indagini e quant'altro, l'invenzione proprio di specifici dispositivi spaziali per l'interazione tra diversi gruppi etnici e popolazioni, la definizione di pratiche dell'abitare multisituate e reticolari, lo sviluppo di pratiche di produzione rurale legate all'invenzione di nuove ecologie forestali e la strategia di connessione tra economie locali e processi transnazionali. Queste sono tutte espressioni che traducono, tutte, diciamo, fenomeni che traducono spazialmente e socialmente ed economicamente questa idea di differenza coloniale, che appunto è esito di questo atteggiamento predatorio proprio della condizione latinoamericana. Per esempio, questo è un caso studio sviluppato da una ricercatrice che adesso è dottoranda a Barcellona, Maria Fernanda Luzuriaga Torres, in cui si vede proprio come un progetto di colonizzazione promosso dal governo, in particolare dell'Istituto di Colonizzazione dei territori rurali,
e che quindi ha provato a infrastrutturare una porzione di selva amazzonica secondo delle sequenze di strade che reggono dei lotti larghi 250 metri e lunghi 3-4 chilometri che devono essere date delle famiglie di contadini provenienti dalle Ande. Quindi come questo progetto, figlio di un pensiero di colonizzazione propriamente razionale, astratto, sia stato in realtà cannibalizzato dalle popolazioni che vivono lì, traducendo nella formazione di un particolare dispositivo spaziale che apparentemente separa ma mette in relazione gruppi etnici diversi. In questo caso, in particolare, i Quichua, che sono degli indigeni portati dall'Amazzonia dagli spagnoli, quindi non sono originari di quel posto lì, ma ci sono stati portati in quanto particolarmente obbedienti, e i Waorani, che invece sono quelli che abitavano quei luoghi prima loro. I due gruppi etnici sono nemici fra loro, si uccidono, si rubano le cose, però in realtà questo progetto di bonifica, di colonizzazione strutturato su questa sequenza di fasce, è diventato una sorta di membrana spaziale che ne permette una sorta di commercio silenzioso, fatto di ambienti che una volta che vengono attraversati innescono delle pratiche distinte tra loro. Questo è un altro esempio. Questa è stata fatta da una ricercatrice colombiana, Isabel Peñaranda Curry, che oggi è dottoranda a Berkeley, lavora con un'importante antropologa brasiliana, si chiama Teresa Caldeira, che fa vedere come anche in quel caso lì progetti di colonizzazione promossi dallo Stato colombiano, basati su questa singolare pattern esagonale, in realtà siano stati poi riproposti dai cocaleros, vale a dire da quelle popolazioni di contadini che hanno avviato queste produzioni, che per noi occidentali sono molto difficili su cui esprimo un giudizio, le coltivazioni di coca, piante da coca. E viene fuori come inaspettatamente questa economia, questa forma di produzione tra legalità e illegalità, in realtà si traduce nella produzione di ecologie più sostenibili rispetto a quelle dell'allevamento estensivo di vacche per la produzione di carne da esportare in Occidente. Quindi in questo caso è centrale la categoria di fallimento, cioè vale a dire come progetti che falliscono poi in realtà vengono cannibalizzati e riproposti da soggetti che in realtà dovevano esserne vittima e non... Questo è un lavoro invece portato avanti da un'altra dottoranda, questa volta allo UAV di Venezia, anche lei ecuadoriana, si chiama Maria de los Angeles Cuenca Rosillo, che fa invece ragiona su ciò che Veronica Gago, che è una importante economista sudamericana, parla di economie barocche, vale a dire le economie barocche sono quei fenomeni di sfruttamento estrattivista o di matrice neocapitalista promossi non da grandi attori, ma dal basso, quindi dai campesini stessi. In questo caso quello che si è spiegato è appunto la relazione tra la grande estrazione mineraria, che in questi anni in Ecuador è sostanzialmente in mano ai cinesi, e invece l'estrazione parassita dal basso, illegale, informale, artigianale, fatta da piccole comunità di minatori. Questo è in questo caso in particolare è un piccolo centro che si chiama Nambica, io ci sono stato, un luogo, se uno ci va sembra l'inferno dantesco, però dove inaspettatamente è un luogo al tempo stesso utopico e distopico, cioè ci sono forme di povertà spaventosa ma anche di comunitarismo molto molto bello. Fatalità, ho conosciuto anche gente che parlava in italiano perché fino a pochi mesi prima lavorava a Milano e quindi però poi ha scelto di andare a fare il minatore lì. La cosa interessante è che queste due forme di estrattivismo in realtà l'una parassita l'altra, vale a dire c'è una forte integrazione da tanti punti di vista. E questa roba si traduce in assetti spaziali particolari, vale a dire questi fenomeni estrattivi poi spazialmente innescono dei processi di trasformazione che noi chiameremo in Occidente, è questa roba qui, poi torno indietro, di infrastructural urbanism, vale a dire di autostrade che reggono fenomeni insediativi, che anche in questo caso inaspettatamente hanno delle potenzialità dal punto di vista ecologico ben superiori alle città pianificate dense e compatte. Vale a dire questo tipo di insediamento prodotto da minatori, da indigeni, da coloni bianchi e meticci,
ha un carattere, diciamo, dei caratteri spaziali ed ecologici promettente rispetto alla possibilità di, diciamo, di essere utilizzati e riproposti per colonizzare i territori dell'Amazzonia. Qui appunto si vedono queste forme dell'abitare orbitali, antidomestiche sostanzialmente. Lo stesso succede in Venezuela. Questo Riccardo Aveia è un altro dottorando che in Belgio, mi pare a Lovanio, che parla appunto di un, diciamo, di fenomeni simili però alla frontiera con la Guyana e di come attraverso la conformazione di certe diciamo di certi insediamenti minerari informali si stiano producendo delle condizioni insediative innovative legate appunto all'esplorazione estrattivista. Quindi, lo sto facendo molto lungo, cerco di arrivare al dunque, a partire da questo discorso, diciamo dall'analisi di questi casi studio, è possibile trarre alcune considerazioni. Tornando di nuovo alla questione del paradigma, di come i paradigmi occidentali siano costruiti e utilizzati in quei luoghi lì. Una caratteristica del pensiero, diciamo, dominante occidentale è quella di essere basato su delle dualità. Questa è una roba che dicono in tanti, non sono il primo a dirlo io, però se andiamo a vedere quali sono queste dualità, urbano-rurale, ragione-natura, maschio-femmina, mente-corpo, libertà, insomma, soggezione, mente-natura, ci rendiamo conto che in particolare il concetto di natura è un concetto che torna più volte. E questo mi ha portato a dire, guardando l'Amazzonia, che quando ragioniamo su quei luoghi lì e mettiamo sul tavolo la carta della natura, in realtà il concetto di natura è un concetto che in quei luoghi lì è un concetto tossico, vale a dire non si traduce in politiche efficaci. Prima tutto perché lo si dice da sempre e non ha mai prodotto niente di interessante. Secondo perché è un concetto neocoloniale che produce, diciamo, produce conflitti. Timothy Morton ha ragionato molto sul concetto di ecologia oscura, dark ecology, e Timothy Morton dice una cosa abbastanza interessante, cioè l'ecologia non ha niente a che vedere con la natura, l'ecologia parla di tessuti, e questo è un concetto molto amazzonico, quello di tessuto. C'è un carattere, cioè questo tema della trama, del tessere, è un qualcosa che è molto evidente quando si attraversa in quei luoghi. E lui dice, la trama non cattura, la rete non cattura soltanto cose positive, anche cose negative, anche diciamo il pericoloso c'è nel tessuto. Quindi una situazione aggrovigliata, il tessuto è anche una trappola. Derrida ha parlato del concetto di arrivanti, cioè ogni cosa non esiste da solo, ma dice tante strade. Quindi il pensiero ecologico è un pensiero in realtà cupo e intimo al tempo stesso. E quindi sostanzialmente per ragionare sulla coesistenza tra differenti ecologie socio-spaziali è più utile mettere in campo la questione dell'ecologia piuttosto che quella della natura. Dico differenti pratiche socio-spaziali perché in Amazzonia è molto evidente questa roba qua. Allora, ci sono tanti tipi di comunità diverse, ci sono i bianchi, ci sono i meticci e questi vivono più o meno come noi in Europa. Poi ci sono alcune comunità di migranti cinesi, altre comunità di indigeni portati dai bianchi che quindi hanno le loro pratiche di produzione spaziale. Io utilizzo il termine produzione spaziale in senso lefebriano. E poi ci sono altri tipi di indigeni che hanno ancora ulteriori forme di produrre spazio. Tutte hanno legittimità di esistere, non ce n'è una che è migliore di altre. Non mi interessano la celebrazione delle cosmovisioni ancestrali che dicono che soltanto alcuni sono i veri abitanti e gli altri sono tutti fuori posto. Tutte queste ecologie hanno diritto di esistere e quindi il tema della coesistenza viene giocato proprio su questo tema dell'opacità e dell'intreccio. Quindi la coesistenza non implica l'interconnessione come noi bianchi siamo abituati a pensare, lo spazio pubblico, ma proprio la separatezza, non necessariamente la mixité. Quindi diciamo questi sono, diciamo, gli oggetti più interessanti.
Un'altra cosa interessante, e qui poi dopodiché finisco perché sono stato forse un po' troppo lungo, però mi interessa dirla, in questo, insomma, oppure questa questione, è la questione del debito. Il debito è un tema che gli urbanisti non sono abituati a trattare, ma in questo caso potrebbe essere utile farlo. Chi è che è in debito? Siamo noi, siamo in debito verso lo Stato, noi paghiamo le tasse e questo produce un certo tipo di direzione del debito. E questa cosa poi si traduce in una certa forma di assetto dei poteri che storicamente, diciamo, nella società occidentale, ha prodotto delle distinzioni. La società si è distinta da un punto di vista delle competenze, delle capacità di agire e di operare. La società occidentale è una società produttiva, in cui il tema della produzione è al cuore del nostro pensiero. In certe società amazzoniche, invece, il processo è totalmente invertito, è il capo ad essere in debito con il suo gruppo sociale. Vale a dire, il gruppo sociale gli fornisce prestigio, ma non potere. Quindi, sostanzialmente, il capo è sempre sotto il controllo del gruppo sociale. E per avere il prestigio è lui che deve fornire alla sua società beni. In questa foto che vedete forse qui, si vede questo tizio, si chiama Sergio Nemchino, che è un dirigente della comunità Waorani di Gareno, che noi siamo andati lì con la macchina dell'Università Ikiam, che è quella Jeep bianca che vedete lì, e appena siamo arrivati lui dice: no, dobbiamo portare da mangiare, mi fa: quindi vai a prendere tu al supermercato lattine di sardine e alimenti in scatola, una roba, panno ghiotte di sardina, non so per quale motivo. Quindi in quel caso sono stato io a comprare letteralmente quegli alimenti, e lui appena arrivato, la prima cosa che ha fatto è stata. Ora, è interessante questa roba del doppio circuito del debito, perché questa società qui non è una società produttiva, è una società generativa. Vale a dire, questi gruppi etnici, strutturati in questo modo, è una società in cui non si sono prodotte scissioni, non si sono prodotte gerarchie, quindi neanche specializzazioni. Sono tutti più o meno capaci di fare le stesse cose, non c'è il calzolaio e il parrucchiere, sono tutti più o meno uguali. Questo fa sì che queste siano delle società, allora, il termine società, anche in questo caso lo utilizzo in maniera automatica, ma non andrebbe utilizzato, sono dei collettivi che agiscono per una volontà di sottoproduzione, cioè, vale a dire, gestiscono delle ecologie forestali molto estese. Sembrano foreste naturali, ma in realtà sono molto controllate dal loro agire, per cui in realtà non c'è niente di spontaneo e naturale, con un obiettivo di favorirne la costante rigenerazione. Da questo punto di vista sono delle società generative. E i loro spazi non sono né urbani né rurali, non sono spazi generativi. Quindi è interessante questa cosa della generazione perché fa capire come la generazione non ragiona secondo un progetto propriamente occidentale di indipendenza. Cioè lì non conta tanto l'individuo e il suo progetto di vita, ma tutto si regge secondo le virtù della dipendenza. Quindi sostanzialmente si è consapevoli che il proprio agire deve tenere in piedi anche gli antagonisti e quindi questo sistema funziona in questo modo. La chakra, per esempio, questa immagine che qui sembra un pezzo di selva, qualsiasi, in realtà sono degli orti forestali, è esattamente un esempio di uno spazio generativo di questo tipo. Dunque, sul discorso amazzonico non dirò pochissimo perché non sarei noioso. Comunque, sostanzialmente, se qualcuno di voi in futuro dovesse avere la fortuna o la sfortuna, non lo so, di confrontarsi con quei luoghi lì e a cercare della letteratura sull'Amazzonia, la letteratura è sterminata. Diciamo che più o meno sono sei i principali paradigmi che vengono utilizzati per parlare di quei processi lì. Il frontier urbanism è quello che mette al centro la questione della colonizzazione, quindi l'immagine della frontiera. Ora c'è una distinzione molto forte tra frontiera nordamericana, che è una linea che avanza in maniera più o meno lineare da oriente verso occidente, e la frontiera invece amazzonica, che invece è una continua produzione di frontiere di tipo frattale. L'urbanismo planetario, e vabbè, il termine ultra di moda, coniato da Neil Brenner e Schmidt, rievocando vecchi studi di Henri Lefebvre, mette al centro invece la questione della produzione frattale di spazi legata a grandi processi transnazionali.
L'urbanismo populista invece fa vedere come l'Amazzonia sia stata costruita attraverso regimi spesso di carattere dittatoriale che innescavano processi di accaparramento di suoli con l'obiettivo di risolvere problemi di altre regioni. L'urbanismo estrattivo invece è quella roba che mette l'accento su come i processi di estrazione di petrolio, materie prime, innescano processi di urbanizzazione. L'urbanismo indigeno, che è l'ultimo arrivato, invece fa vedere come si stanno definendo forme di pianificazione basate su alcune cosiddette cosmovisioni indigene, che in realtà sono risultato del fenomeno del turismo. Quindi in questo caso è il turismo che è definito per la prima volta dei territori turistici mai visti prima e che iniziano ad avere certe cose. Chiudo con questo riferimento al tema delle connessioni parziali di Margaret Strathern, che è questa bravissima antropologa inglese che mi piace molto anche umanamente, insomma una persona molto intelligente, che torna appunto su questo tema di distinzione tra società ed individuo e quindi dell'idea di mettere in discussione l'idea dell'individuo come soggetto autonomo con un proprio progetto di vita e come invece sia più interessante ragionare sul tema delle relazioni che definiscono i soggetti. Anche in questo caso lei dice però le connessioni non sono mai totali, sono sempre parziali. C'è da dire che lei ha lavorato molto in Indonesia, nel sud-est asiatico, quindi molte delle considerazioni vengono da lì. Questo è sostanzialmente un progetto che adesso dovrebbe continuare, che stiamo cercando di, sia con l'aiuto di alcuni colleghi, tra cui uno è appunto Alessandro Gabbianelli che è qui oggi, che appunto deve provare a insistere molto di più su questo tema della separazione relazionante, per dire del delinking, come una categoria di progetto capace di ridefinire appunto il tema della coesistenza tra differenze e quindi mettere alla prova veramente questa categoria qui. Questo sostanzialmente, quindi sono forme di progetto che lavorano tra le pratiche dell'alleanza e quelle della divergenza. Questa è un po' l'idea centrale. Delinking è un concetto che va contro un'altra cosa oggi, molto di moda parlando dell'antropocene, l'intreccio. Viviamo tra virus, batteri, animali, dobbiamo imparare a vivere tutti intrecciati, tutti insieme. In realtà questo è un discorso pericoloso perché ha effetti depoliticizzanti, cioè mettere al centro eccessivamente questo tema dell'intreccio in maniera degerarchica produce di nuovo un progetto, secondo me, poco, poco interessante. E quindi è più utile, insomma, ragionare su forme di pensiero, di progetto più aperte. Scusate, forse sono stato un po' lungo, o credo di aver finito, quindi vi lascio un po'. Grazie mille Antonio, no, sei stato lungo, però sei stato molto chiaro e forse sei andato assolutamente a beneficio del nostro pubblico, di quelli che non avevano letto il libro. Io darei subito la parola a Alessandro Gabbianelli, come avevamo detto, ricordando però a chi ci sta ascoltando che è possibile porre sia all'autore sia ai discussant porre delle domande nella sezione Q&A, question and answer, domande e risposte a seconda della versione di Zoom che avete. Le domande appariranno in un riquadro visibile a me e a tutti i partecipanti panelist di questa sessione e quindi poi sia gli uni che gli altri, che l'altro, potranno rispondere. La parola subito ad Alessandro Gabbianelli. Bene, buonasera a tutti. Grazie per questo invito, grazie ad Antonio Di Campi che mi ha coinvolto, grazie a Sergio Pace e ai colleghi ospiti di questo evento. Innanzitutto tengo a precisare che io mi sono avvicinato a questi temi che trattati nel libro, e faccio i complimenti ovviamente a Antonio Di Campi per la differenza amazzonica, per il grande lavoro, interessante il lavoro che ha fatto. Mi sono avvicinato, ma diciamo così, per amicizia. Io conosco Antonio dal 2012-2013 circa, e quindi ho condiviso e ascoltato i suoi racconti e le sue esperienze. Ma io devo ammettere che non sono esperto né di Amazzonia né di
studi decoloniali, ma sono sempre rimasto affascinato da questi discorsi, ma soprattutto dall'incessante originalità dello sguardo che Antonio Di Campi riesce a mettere nelle ricerche che affronta. Allora, la differenza amazzonica è innanzitutto questo, e Antonio l'ha detto fin dall'inizio, è un bypassare completamente quest'idea dell'Amazzonia appunto come polmone verde, eccetera, e cioè scavalcare con grandissima noncuranza questi che sono ormai da anni, forse anche decenni, slogan che sempre più percorrono e invadono l'etere e tutte le forme di comunicazione. Ecco, la grande capacità di Antonio Di Campi è quella di invece entrare all'interno di questioni che hanno una profondità di indagine che si riferisce a un ampio ventaglio disciplinare, ma che poi ricade assolutamente sul progetto e quello che, come dice lui, è la costruzione e la generazione di spazi, la produzione di spazi e di ecologie. E quindi questo è il primo grande merito. Il secondo, faccio queste considerazioni, condivido con voi queste considerazioni proprio in virtù della conoscenza professionale e amichevole che mi lega con Antonio, è il rigore metodologico, ma non tanto nella precisazione e nello sviluppo poi e nella riconduzione di concetti che definiscono chiaramente i vari passaggi, ma un rigore metodologico che vede Antonio, cioè il corpo di Antonio, immerso in quello che è il luogo di studio, e cioè l'Amazzonia, nelle varie forme, e cioè nella frequentazione delle comunità sociali, nella frequentazione delle istituzioni di ricerca che lo supportano, lo aiutano e diventano interlocutori scientifici del suo percorso, del suo ragionamento, la foresta stessa, ovviamente. Ecco, e allora questo può sembrare una cosa scontata, ma mi sento di dire che in una produzione di ricerca che ci vede sempre spesso non volenti, spesso costretti a interagire invece con i dispositivi multimediali per recupero di informazioni e di dati e quant'altro, ecco, questo non lo trovo affatto scontato. La ricerca di Antonio è una ricerca appunto che lo vede sul campo, anche con fatica e con rischio e con tutta la sua fisicità, e che gli permette di osservare direttamente quello che poi lui riesce a concettualizzare e a raccontare nelle varie forme. Ovviamente quando poi il discorso si sposta sull'approccio decoloniale, mi viene da chiedere, ma Antonio poi in qualche modo è stato un colonizzatore di questi spazi? Allora, nell'ultima slide mostra di questi spazi, uso il termine spazi in senso lato, anche spazi mentali, insomma, spazi della ricerca università, non solo gli spazi che appunto che ha esperito fisicamente. E allora Antonio ha chiuso questo suo sunto, questa sintesi del lavoro che ha fatto con un'immagine di Fitzcarraldo, di Werner Herzog, eccetera, che tutti conosciamo, quindi non sto a raccontare, ma invece il film, sempre che mi è venuto in mente, che ho immaginato e associato ad Antonio Di Campi, è un altro che si intitola L'abbraso della serpente, che racconta un altro tipo di approccio allo studio dell'Amazzonia, narra molto, 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 per raccontarlo in maniera molto sintetica,
dello studio e delle ricerche di un antropologo tedesco che va alla ricerca di una pianta, di un albero molto ormai in via di estinzione, ne rimane un esemplare, eccetera, e per fare questo ha bisogno della guida di uno sciamano. Lo sciamano ovviamente è reticente, ovviamente per lo sciamano lui è un colonizzatore e quindi pretende da parte dell'antropologo occidentale che lo segua in una sorta di viaggio di educazione e di sensibilizzazione che passa anche attraverso a quei momenti, a quegli eventi più truci della colonizzazione dell'Amazzonia da parte dei conquistatori spagnoli che lasciano, questo racconta il film, ma lo sappiamo bene, distruzione e una imposizione di regole, di religione, un Dio che è molto prepotente in quelle manifestazioni a quelle latitudini. E allora ho immaginato Antonio come colui che in qualche modo è stato educato, okay, a uno sguardo sensibile e quindi che alla fine la sua sensibilità ha convinto appunto lo sciamano, che sono stati i suoi interlocutori, a guidarlo in una lettura che appunto cerca per quanto possibile e si sbarazza di un background e di un'educazione che inevitabilmente è occidentale e appartiene agli studi occidentali della sua formazione. Quindi chiedo ad Antonio, questo non so se intanto avanzo una domanda che poi dopo ci sarà il tempo delle risposte, se lui in qualche modo si è sentito purificato dal suo atteggiamento da colonizzatore in quanto occidentale e quindi è riuscito in qualche modo a questo. L'altra questione invece più inerente ai temi e ai paradigmi progettuali, che è, diciamo, è il campo che mi riguarda direttamente, anche se la mia scala di intervento e di attenzione e di studi è fondamentalmente quello urbana, ma i concetti che esplicita e che estrae Antonio da queste sue riflessioni sono per me stati motivo di grandi interrogativi anche su temi di ricerca molto recenti. E allora la questione della coesistenza e dello spazio opaco all'interno del contesto urbano per un progettista di spazi aperti, diciamo così, in maniera molto generica, è stato un motivo di spunto molto, molto importante e che mi ha creato non poca crisi. E vengo subito alla questione. Allora, questo continuare a parlare di natura in città, lo dico volutamente in modo generico, così come appunto sono alcune tendenze, alcune titolazioni che continuano a susseguirsi, no? In questa ricerca di ambientalismo, di ecologia, di natura che ritorna, eccetera. Ecco, mi chiedo se poi quale debba essere il livello di coesistenza poi tra gli esseri umani e non umani. Cioè, tutta questa esaltazione della natura che torna, cosa fa alla fine? Vuole escludere l'uomo? Quali sono le necessità e gli interrogativi del progetto spaziale? Avvalersi di dispositivi che permettono appunto la coesistenza, che come ci diceva Antonio, però non è la sovrapposizione, ma è quella proprio di far esistere assieme differenze. E quindi questo è un concetto, è un tema che mi ha appassionato molto, su cui tra l'altro ho scritto in riferimento a un altro tema grande, che è questo della biodiversità, e l'interrogativo è appunto
che cosa facciamo per aumentare la biodiversità? Teniamo fuori l'uomo, ma perché l'uomo non è un essere bio, cioè non appartiene anch'esso alla vita, all'ambiente vivente. Ecco. L'altra questione, e chiudo, è il concetto di delinking che Antonio lega alla coesistenza, ma in questa ricerca che stiamo portando avanti è anche associato alla questione di distaccamento, o perlomeno nella ricerca vengono date più accezioni, e quindi di questo anche allontanamento che ha più significati che vanno da quello prettamente fisico, che è quindi l'allontanarsi fisicamente in uno spazio altro, ma è anche quello ideologico. E allora il delinking è anche il muoversi, non per forza in uno spazio tanto distante da quello della quotidianità, ma con l'intenzione di prendere delle distanze da un punto di vista ideologico da quelle che sono le imposizioni di una colonizzazione che non avviene solo nei territori dell'estremo occidente, come l'ha chiamati Sergio, ma sono colonizzazioni diverse ovviamente, che usano altri strumenti, anche nei luoghi della nostra quotidianità. E allora forse il delinking, il distaccamento che può prevedere la coesistenza, è anche, diciamo così, una disobbedienza civile, insomma, come l'ha chiamato Thoreau, nei confronti di una colonizzazione che invece è proprio nel luogo che può avvenire ed è, secondo me, nei luoghi in cui viviamo la nostra quotidianità. E quindi grazie Antonio, perché i temi di riflessione che proponi e che strutturi in una maniera ineccepibile sono stati per me motivo di grande riflessione, insomma, di domande, ecco, di dubbi, come ci piace affrontare anche i nostri discorsi. Grazie. Grazie mille Alessandro Gabbianelli, e lasciando le risposte o i commenti alle osservazioni dei nostri interlocutori dopo un primo giro, dare la parola a Francesco Chiodelli per i propri commenti, il proprio intervento, sempre invitando il pubblico a far domande sulla sezione apposta. Grazie Sergio, buonasera a tutti, insomma è un dispiacere non vedersi di persona, insomma ormai siamo abituati a queste cose, e grazie ad Antonio per l'invito a discutere del suo libro. Spesso le presentazioni dei libri si trasformano in sorte di agiografie, quindi non farò questo perché Savasandir, che so, ha accettato l'invito, insomma credo che il libro sia rilevante, allora quello che proverò a fare è dire uno degli elementi, solo uno, tra i vari di rilevanza che vedo, e provare a porre alcune domande ad Antonio in modo da provare a costruire una sorta di interlocuzione. Prima di fare ciò faccio una sorta di coming out, se vogliamo dirlo in maniera più corretta, insomma, di esplicitare la mia posizionalità rispetto a questo testo, a questo tema di ricerca. Non sono un esperto di Amazzonia e nemmeno di America Latina, nel senso l'ho bazzicato un po' dal punto di vista della ricerca, così come altri territori al di fuori potremmo dire della sfera occidentale, ma insomma non ho mai messo piede là per ricerca, sebbene per altri motivi sì. E non sono neanche un esperto di progetto, ho bazzicato malamente l'urbanistica per un bel po' e ora sono etichettabile appunto come geografo economico, politico, urbano o della legge, vedete voi. Quindi questo è il punto di vista con il quale approccio questo testo, motivo anche per il quale mi sono soffermato soprattutto sulla parte, quella che credo che la seconda sia nella divisione di Antonio, sia il loop amazzonico, che era quella più vicina, che parlava più alle mie corde, alle teorie che maneggio meglio, mentre le parti di una natura più progettuale della prima parte le ho lette, mi sono piaciute, ma diciamo così, ho meno strumenti cognitivi per interagire. Parto dall'elemento di
uno dei tanti elementi di significatività di questo testo, ma insomma credo che sia importante esplicitarlo. Perché questo libro sembra interessante nel panorama della produzione letteraria accademica italiana? Perché porta lo sguardo su una parte del mondo periferica, molto periferica nei nostri discorsi. Insomma, è abbastanza sconcertante per chi di noi, insomma, lo facciamo tutti, si muove al di fuori dell'Italia, nel mondo accademico, vedere come il mondo accademico italiano è molto provinciale da un certo punto di vista, ossia si occupa molto dell'Italia e molto poco a relazioni con paesi che stanno al di fuori della sfera occidentale. In Italia c'è una bassissima tradizione, anche legata insomma, a radici storiche, all'assenza, per fortuna, di una storia coloniale, una scarsissima relazione con i problemi, con i temi del Sud America, dell'Africa, dell'Asia. Insomma, e quindi portare all'interno anche dell'ambito accademico questo discorso mi sembra estremamente interessante, proprio in virtù di una sempre più stretta connessione che tutti dichiariamo, ma molto spesso poco pratichiamo a livello planetario. Quindi credo che sia un elemento interessante all'interno del panorama accademico italiano provare a parlare di America Latina e poi dico anche parlarne in che modo. L'altra cosa, l'altro elemento interessante di originalità è appunto dare uno sguardo su un elemento, ossia l'Amazzonia, che spesso viene letta in maniera essenzializzata, come diceva bene Antonio nella sua presentazione, viene letto essenzialmente come spazio incontaminato, polmone verde, quasi fosse solo questo, quasi una distesa omogenea che non contenesse altro. È invece importante decostruire questa narrazione essenzializzante, come diceva Antonio, ha spesso ragioni di, come potremmo dire, di sguardi esterni che strumentalizzano il discorso amazzonico per fini altri, e poi ci torno. Quindi questo per me è, tra i tanti valori del libro, uno di quelli che trovo più interessante, provare a parlare di uno spazio periferico nei nostri discorsi, ma che invece non lo è nel campo invece del sapere, come ci mostra bene. C'è tutta una produzione endogena di sapere in queste parti del mondo che probabilmente non a caso Antonio, o diciamo così, dal nostro punto di vista periferici nell'Europa, riusciamo a valorizzare, nel senso che, come dicevo prima, da una parte l'Italia è molto provinciale all'interno del proprio sguardo sulle questioni del mondo, dall'altra questa tendenza a internazionalizzarsi guardando solo il mondo anglosassone. C'è altro al di fuori del mondo anglosassone, c'è una produzione sterminata di sapere che è rilevante anche al di fuori dell'Inghilterra, degli Stati Uniti, appunto, e l'America Latina è un campo molto poco bazzicato, molto di più si guarda spesso al mondo francofono, francese, la Francia soprattutto. Invece riscoprire anche i discorsi endogeni, la conoscenza, produzione di conoscenza endogena in America Latina mi sembra una cosa molto, molto, molto interessante. Vengo ora adesso alle 3-4 domande che pongo ad Antonio, che sono anche spunti di riflessione che il libro mi ha suggerito. La prima è sul valore, potremmo dire, epistemologico di questa riflessione, nel senso che mi sembrava di cogliere nel discorso di Antonio, nel suo libro, il fatto che l'Amazzonia ci inviti a mettere in gioco forme di conoscenze diverse, anche insomma i termini che lui ha citato in questa presentazione, ma che insomma ricordo nel libro: incompiutezza, groviglia, distorsione, opacità, sono in fin dei conti inviti a pensare al di fuori della matrice, possiamo dire, binaria, post-illuminista, neopositista, chiamiamola come vogliamo, attraverso la quale siamo soliti leggere le cose del mondo, in particolare del mondo urbano che ne guardiamo. Mi chiedo, e questa è la prima domanda, quale sia, secondo Antonio, il valore, cioè quale sia la, potremmo dire, la risonanza epistemologica di forme di conoscenze diverse. Ci può essere, diciamo così, una risposta di tipo centripeto, una di tipo centrifugo. In che senso? Centripeto vuol dire, insomma, l'Amazzonia ci parla della necessità di un discorso di forme di conoscenza diverse per l'America Latina. Quindi parla all'America Latina e ci dice, come diceva un po' Antonio, che insomma i paradigmi classici che vengono molto spesso dal pensiero occidentale non vanno bene in America Latina, ma bisogna mobilitarne degli altri. C'è però una visione, potremmo dire, un po' più estensiva o centrifuga. In fin dei conti uno potrebbe dire che insomma cioè ogni forma di conoscenza va contestualizzata temporalmente e geograficamente, e probabilmente molte di quelle forme di conoscenza che noi mobilitiamo probabilmente non funzionano bene nemmeno in contesti italiani, ad esempio, o dell'Europa mediterranea. C'è tutto, ad esempio, un discorso che racconta, ad esempio, che la teoria della convergenza, che ha informato moltissimo dei discorsi urbani negli ultimi 20 o 30 anni, ossia che tutto il mondo va nella direzione che i teorici anglosassoni ci dicono della neoliberalizzazione, eccetera, eccetera, in verità debba essere riletto a favore di una teoria della divergenza, cioè paesi diversi, aree geografiche diverse, anche all'interno del supposto omogeneo mondo occidentale, hanno
percorsi diversi. Quindi la prima domanda è, secondo lui, questa necessità di forme di conoscenze diverse si limita, tra virgolette, all'America Latina o deve anche espandersi a un campo geografico più ampio, ad esempio quello dell'Italia, dell'Europa mediterranea o altro? Prima domanda è questa. La seconda domanda, che è parte legata a questa, o più che una domanda è un commento, è questo. Nel senso, Antonio ha parlato molto, soprattutto nella sua introduzione, più che probabilmente nel libro, di una sorta di contrapposizione tra pensiero occidentale e, diciamo così, produzione endogena di conoscenza latinoamericana. Mi chiedo fino a che punto questo dualismo sia un dualismo oggi ancora sussistente, nel senso, l'America Latina, un po' come gran parte dei nostri paesi sempre di più, è un groviglio di culture che è difficile classificare come occidentali, non, insomma, se guardiamo anche la nostra città, è vero, insomma, la nostra matrice occidentale, ma è diversa dalla matrice occidentale francese, è un groviglio di culture autoctone, locali, di influssi portati dalle recenti forme di migrazioni. L'America Latina è tanto più questa, nel senso che ha una storia di influssi europei. Quindi mi chiedo fino a quale punto anche questa strumentazione concettuale del definire un pensiero, diciamo, forme di conoscenza latinoamericane versus forme di conoscenza occidentale regga allorquando, appunto, anche vediamo che sia il mondo occidentale sia il mondo latinoamericano probabilmente sono più ingarbugliati, per usare una parola che usa lui, di quanto spesso immaginiamo. L'altra, insomma, legata a questa considerazione c'è la seconda domanda, nel senso che io ho apprezzato molto soprattutto la parte del cosiddetto intitolato lupo amazzonico, anche perché, ripeto, parla e mobilita concetti con cui, rispetto ai quali sono più familiare, e mi sembra, come dire, di notare una sorta di contraddizione che richiederei ad Antonio di provare a risolvere. In che senso? In fin dei conti, le tre coppie concettuali che tu mobiliti sono tre coppie concettuali molto, come dire, non tutte, ma piuttosto classiche nella Western Urban Theory. E funzionano bene, nel senso che tu le mobiliti bene e spiegano intrecciate la complessità di questo spazio. Quindi mi sembra che funzionino bene, pur cannibalizzate, come dici tu, riviste. Parimenti sono essenzialmente coppie esogene rispetto a questo territorio, la planetary urbanization e molte di queste. Quindi mi chiedo come risolvi questa contraddizione di coppie che funzionano bene, sebbene provengono altrove. La risposta probabilmente l'hai già data, è cosiddetta quella che tu hai chiamato cannibalizzazione, che insomma è la traduzione tradimento tipica di ogni forma di appropriazione di un pensiero altrui o pensiero altro geograficamente, però è un tema per me molto interessante da eviscerare. La terza domanda è invece questa, è legata più al discorso che apre il libro su che cos'è la competenza. E nel senso, nel tuo libro tu, vuol dire, fai un discorso allusivo, teorico, di potremmo dire, di orientamento, di punti di riferimento, che indichi delle direzioni di movimento del pensiero e delle pratiche progettuali. Non arriva a un livello di indicazioni in termini di politiche territoriali, di politiche pubbliche, eccetera. Mi chiedevo se è una scelta, se è semplicemente un passaggio che non è ancora fatto, provare a capire da questo discorso teorico quali diverse pratiche territoriali, quali diverse politiche territoriali possono discendere, se è, diciamo così, invece una rinuncia in virtù di una sorta di pensiero debole, potremmo dire, che, come dire, dalla tua posizionalità, dalla conoscenza che hai, come dire, non ti senti in grado di esprimere, come dire, una sorta di matrice un po' coloniale da questo punto di vista, di fare proposte a un mondo che probabilmente le può benissimo sviluppare da solo. Quindi questa è la terza domanda rispetto alla mancanza di un versante rispetto, vuol dire, più operativo rispetto alle politiche territoriali e il perché di questa mancanza, che non vedo come una mancanza, come dire, come una menomazione, ma è una mancanza nel senso che non c'è semplicemente dal punto di vista etimologico. L'ultima domanda è questa, rispetto alla... Tornando un po' alla questione iniziale, quella che citava anche un po' Sergio all'inizio, sia, insomma, noi viviamo in un mondo che ha dell'Amazzonia una visione essenzialista, insomma, come il polmone verde incontaminato, probabilmente semplicemente per dislocare l'attenzione del problema, nel senso che, insomma, potremmo dire, le politiche di pesca della Francia fanno tanti danni quanto le politiche di disboscamento di Bolsonaro, eppure la Francia indica la colpa del cambiamento climatico in Bolsonaro e non nelle proprie politiche di pesca. Lo stesso potremmo dire di tanti paesi
occidentale. Quindi questo mi sembra un punto interessante del libro, ossia sottolineare la distorsione dello sguardo, la dislocazione del problema che è insito in queste retoriche. Dall'altro lato c'è però il fatto oggettivo che, diciamo così, l'Amazzonia è un tassello importante della preservazione della varietà ecosistemica. Per quanto l'attenzione focalizzata lì sia un problema, è comunque un tassello di un discorso che dovrebbe essere più ampio, ma ne è un pezzo. E mi chiedevo, da questo punto di vista, come tu pensi possa essere strutturato un nuovo discorso che tenga insieme il riconoscimento della peculiarità amazzonica, ma anche la sua una parte della salvaguardia della varietà ecosistemica, della sua importanza ecosistemica. Diceva giustamente prima bene Alessandro, insomma, siamo tutti infarciti di questa retorica del greenwashing, che ci dicono che fare un palazzo mettendogli gli alberi in facciata è un modo bellissimo per riportare la natura in città, quando invece è un disastro per gli uccelli che ci si schiantano e per i costi di manutenzione che non a caso solo Fedez e la Ferragni si possono permettere. Ma al di là di questo, vuol dire, quelle sono evidentemente sciocchezze che non hanno molto, neanche, diciamo così, non dovrebbero essere troppo commentate all'interno del tema di riportare, di dare enfasi alla natura. Però ci sono discorsi sulla natura che sono più avanzati, di preservare le cose, insomma, siamo in un periodo in cui parliamo giustamente molto di ecosistema, di ambiente, di ambientalismo, di Fridays for Future in avanti. Quindi mi chiedo come si possa conciliare un discorso serio sulla natura, che non è appunto il discorso non serio di altri tipi di natura in città, un discorso serio e consapevole con la tua riflessione sull'Amazzonia. Quindi come proprio a declinare i discorsi ambientalisti non essenzializzati e non banalizzati rispetto al tuo studio sull'Amazzonia. Bene, quindi queste quattro domande. Mi scuso in anticipo della terribile scortesia che dovrò avere se alle 18:25 non avremo ancora finito, perché devo andare a prendere un treno. Mi collegherò con il cellulare, mi sentirò, ma essendo insomma per strada non accenderò la videocamera e non interverrò. Grazie. Grazie mille, grazie anche per la disponibilità a essere per strada con le cuffiette. Oramai siamo abituati a tutto, insomma, a tutto, da tantalo praticamente. Giulia Testori, sentiamo cosa ci suggerisce come chiave di lettura. Grazie. Allora, ciao a tutti e grazie mille per questo invito. Antonio, ti stiamo riempiendo. Io non lo so, cioè io ti lascerei anche la parola se tu vuoi parlarne ora e vuoi che ne parli io. Cioè vorrei evitare di caricare queste cose monotono di ognuno di noi e non avere un dialogo. Se troviamo un altro modo, se no te le sbrodolo anch'io tutte quelle che ho sui miei appunti. Vado. Anche tu. Va bene. Allora, diciamo che... Mi è piaciuto moltissimo il libro, lo trovo estremamente stimolante e mi ha fatto pensare molto anche agli studi che ho fatto io prima, alla mia tesi di dottorato, alle proposte progettuali che io propongo, sulle quali insomma continuo a ragionare nonostante sia passato molto tempo. E diciamo che mi piace il tuo approccio perché io mi dico, no, noi come urbanisti, che arma abbiamo rispetto agli sociologi? O agli antropologi, eccetera, abbiamo il progetto, no? Questo è quello che ci è stato in qualche modo insegnato, essere in grado di studiare lo spazio, ma poi pensare anche al suo futuro. Quindi diciamo che non è per nulla facile pensare a dei progetti quando si vuole avere una prospettiva decoloniale, perché sembra che qualsiasi cosa si faccia è sbagliato, perché qualsiasi cosa si faccia è perpetua, quello è un'imposizione in qualche modo, no? Allora, io guardando, cioè, citando tre dei capitoli che io ho trovato molto interessanti, no? C'è questo sui dispositivi amazzonici, no? Che ci fa questa descrizione. Poi c'è quello delle cittadine lungo la troncale, tra residenza e sfruttamento. E poi ne abbiamo un altro ancora, che è quello della Guayana venezuelana. Allora, se i primi due ci propongono uno studio sullo stato di fatto, quello della Guayana ci propone invece un progetto. Allora, secondo me mette in luce vari aspetti critici e io mi domandavo proprio, ma perché questo articolo è stato selezionato qui in mezzo? Cioè, nel senso, non è proprio che fa quello che non si dovrebbe fare? Beh, e credo che invece è proprio importante questo, cioè mettere in luce anche le contraddizioni che ci possono essere in questo processo progettuale. Perché Riccardo guarda a questa Guayana proprio pensando ad una strategia che è proprio quella europea, cioè, ed è quella della regione urbana policentrica, no?
E poi con una strategia che diciamo che è anche un po' degli anni 90. Nel lavoro che io sto facendo adesso, no, all'interno della Commissione Europea, invece proprio si parla continuamente di politiche, di progetti, di come pianificare, eccetera. E se la Mazzonia si può paragonare, diciamo, alle politiche rurali europee, se vogliamo dare una chiave europea come quella che ha proposto Riccardo, allora diciamo che c'era il paradigma del New Rural nel 2006, nelle politiche europee, in cui si pensava che la competitività e il bottom-up fossero, diciamo, le correnti principali. Poi si passa, ancora prima c'era quella dell'equalizzazione sussidi, no? C'era proprio sussidiare le zone. E poi si passa alla Rural Policy 2.0, che diciamo che è la tendenza che si porta più avanti oggi, che si chiama People-Centered Approach to Rural Development, dove il benessere non deve essere solo quello economico, ma trisettoriale, guardando l'economia, la società e l'ambiente. E poi si porta avanti tutti questi, diciamo, no, messaggi che sono quello del cross-sectoral integration, strategic dimension, multi-governance. Cioè, se vogliamo pensarlo tutto da questa prospettiva, io voglio tornare, no, a quello che dici il tuo libro, quello che dici tu nel libro, e all'idea dell'intreccio. Tutti questi concetti non sono l'altra faccia della medaglia dell'intreccio? No? Cioè, questo voler per forza trovare una pista. E poi io invece, e qui mi ricollego e poi mi fermo, ne avrei altre, ma magari ne parliamo più tardi, mi ricollego a quello che dice Maria de Los Angeles, quando dice che anche lei, dal punto di vista progettuale, se si volesse guardare alle pratiche dal basso, alla forma da nuove forme di autogoverno, a promuovere la tutela dei luoghi, no? Lei dice che questi sono approcci discutibili. E io pensavo, no, ma magari è proprio così che dobbiamo fare, no? Non dobbiamo guardare le pratiche dal basso, non dobbiamo pensare a tutto questo processo di empowerment, eccetera. E lei dice, no, non per forza quello. Però poi dall'altro lato invece c'è tutta una realtà di sfruttamento, dei giacimenti minerari, eccetera. Dove guardiamo noi quando progettiamo? Cioè, veramente, che pista seguiamo se vogliamo mettere le mani su questi territori? So che è una domanda difficile, però dico che il tuo libro propone varie prospettive. Vorrei sapere tu che cosa, come progettista, proprio se ti dovessi trovare a progettare qui, che strada seguiresti? Grazie mille a Giulia Testori, che effettivamente sì, ha caricato di altre responsabilità le risposte di Antonio. Direi che adesso è il momento di sentire lui come risponde, come ribatte, per poi magari fare un secondo giro di interpretazioni. Allora, grazie. Io intanto devo dire che sono molto contento che mi hai fatto tutte queste domande, anche quelle che hanno messo un po' il dito nella piaga delle, diciamo, delle fragilità di questo lavoro, dei punti deboli. Da dove partire? Vabbè, provo ad andare in ordine, in base a come mi sono state fatte. Allora, sono colonizzatore. Sì, sono colonizzatore, non posso non esserlo, semplicemente in totale buona fede provo ad esserlo nel miglior modo possibile. Nel momento in cui chiaramente noi, un italiano, un francese, uno spagnolo, un danese va in quei luoghi lì, è inevitabile che si porti dietro degli schemi e delle cose, anche se cerca di metterle in discussione, comunque questa roba qui non c'è niente da fare, cioè viene fuori. Importante però, come al solito, è esserne consapevoli e ironizzare su questa cosa qui, insomma. Penso sia molto falso dire no, io mi comporto come se non lo fossi, perché in realtà nel momento in cui io cammino in mezzo alla strada, parlo con delle persone, io mi rendo conto che la stessa presenza di un occidentale in quei luoghi innesca delle gerarchie. La gente ti rispetta di più, ti presta attenzione, e questa roba ti porta dietro un sacco di conseguenze. Quindi alla domanda se sono colonizzatore, sì, lo sono, però in totale buona fede cerco di esserlo nel miglior modo possibile.
La natura, allora, l'altra questione posta da Alessandro, che senso ha parlare di progetti in cui le api hanno lo stesso valore degli umani e quant'altro? Allora, su questa roba qui, le riviste ormai, insomma, i siti internet sono pieni di progetti di questi tipi. Io ricordo un vecchio progetto di Andrea Branzi fatto con Boeri per Parigi, dove si vede l'Arco di Trionfo con il giraffo in mezzo alla rotatoria, insomma. Allora, credo che questi siano dei dispositivi discorsivi più che reali, sono delle questioni per produrre argomenti. Come dicevo prima, contro il fascino dell'entanglement, non si possono mettere tutti sullo stesso piano, sarebbe falso. Per forza di cosa occorre istituire delle gerarchie, consapevoli che una gerarchia produce diseguaglianze, produce differenze, quindi però è importante farlo. Francesco, la risonanza di ciò che emerge sull'Amazzonia rispetto a noi che abitiamo tra Torino, Roma, Siviglia e Pescara. Allora, noi nasciamo occidentali, ma una volta che veniamo in contatto con quei luoghi, con quella letteratura, smettiamo di esserlo, perlomeno io, a me sembra di poter dire di non esserlo più. E di poter dire, a partire da questa affermazione, quanto anche i nostri contesti abbiano bisogno di uno sguardo decoloniale. Io abito nel centro-sud Italia e sono ben consapevole di come negli ultimi decenni si siano riversate sulle rive del Mediterraneo una serie di politiche, quelle rurali che diceva prima Giulia Testori, piuttosto che processi neocoloniali, e che quindi questo produca degli attriti, delle frizioni. Per cui, per dirla altrimenti, Francesco, ciò che possiamo imparare su come coesistere, che non è coabitare, coabitare e coesistere sono due concetti apparentemente amici, ma in realtà non lo sono, può essere benissimo applicato anche nelle nostre città, dove ci sono tante situazioni, tanti collettivi, gruppi sociali, economie diverse. Per esempio, sempre tornando sul tema della ruralità che diceva prima Giulia Testori, insomma, parlo di rurale perché è un tema su cui ultimamente mi è capitato di riflettere, no? Una delle cose che si possono imparare dall'Amazzonia, importare anche nei nostri luoghi, è questo tema dei luoghi generativi. Cioè, voglio dire, può esistere una ruralità non produttiva? Se ci pensiamo bene, il rurale, per noi occidentali, coincide con produzione. Cioè, non esiste un rurale non produttivo. Tuttavia, oggi il rurale non è la campagna, il rurale italiano, europeo, padano, svizzero, non è un luogo dove abitano i contadini, ma è un luogo molto frantumato, molto scisso, dove coesistono tanti migranti. Se andiamo in Puglia, ne vediamo migliaia di figure. Quindi, se io devo dire cosa ho imparato dall'Amazzonia, io, Francesco, ho imparato ad identificare delle figure progettuali che credo siano importabili, tradite, distorte e piazzate anche in Piemonte, anche in Puglia, anche in Abruzzo. Cioè, nel senso che quelle forme quei dispositivi spaziali che permettono appunto una coesistenza tra diversi processi di produzione spaziale possono essere utilizzati anche da noi. Quali politiche, dici anche tu in un certo momento? Allora, io ho provato per esempio, nel momento in cui io guardo l'Amazzonia con uno sguardo neocoloniale, parlando di resilienza, no? Allora, il mio sguardo andrà a individuare le criticità dei fiumi che esondano, dei boschi che prendono fuoco, delle montagne che franano, e probabilmente a produrre delle letture, dei progetti che cerchino di far fronte a questi tipi di problemi e quant'altro. Se io invece, grazie al lavoro di Gloria Anzaldú, alla femminista cicana, messicano-californiana, identifico queste membrane spaziali, queste sono in embrione oggetti di politiche per la costruzione di strumenti di pianificazione. Se io, leggendo Maria de los Angeles, mi accorgo che lì si abita in maniera temporanea, orbitale, tra più sedi, per esempio una cosa che mi ha molto colpito è che molte famiglie amazzoniche hanno tante case,
no, veramente 4-5 case dislocate in, in posti diversi, e che quindi il loro abitare si muova di mese in mese tra città, capitale, piccolo centro, capanna in mezzo alla selva, nell'orto. Tutto questo movimento, di questa forma dell'abitare così sradicato, noi non lo riusciamo a progettare, a controllare attraverso l'idea occidentale dell'abitare come cura dei luoghi, come radicamento, come proiezione identitaria di un territorio. Ma se non riusciamo a vederne appunto questa dimensione così mobile, probabilmente questo permette di identificare delle figure di progetto differenti. Per esempio, noi quando pensiamo all'abitare lo associamo alla categoria di domesticità, questi invece sono spazi totalmente antidomestici. E questo, cioè, quello che voglio dire è che queste, quelle robe lì possono essere assolutamente corrispondere a delle politiche, a delle di pianificazione. Come salvaguardare l'Amazzonia? Semplicemente, allora, noi di nuovo siamo colonizzatori, andiamo lì, ed è inutile dirlo, quando sentiamo il rumore delle motoseghe stiamo male, perché realmente quando si va nelle periferie delle città amazzoniche c'è un brusio di fondo, e quel brusio di fondo è la selva che cade. Ora però, come insegnano i militari, una guerra non ha senso fare una guerra se non la puoi vincere. Allora, non si vedono segni di un cambiamento in questi processi. Il disboscamento procede e credo, mi dicevano alcuni colleghi dell'Università Ikiam, Ikiam vuol dire foresta, foresta in lingua Shuar, che l'Amazzonia stava arrivando ad un punto in cui non riusciva più a prodursi il suo proprio clima. Vale a dire, l'Amazzonia è un bioma, è un termine appunto occidentale, che produce le sue stesse piogge. Cioè, mentre noi in Italia le piogge ci devono arrivare dall'Atlantico, altrimenti non si producono nuvole capaci di pioverci, lì invece questo problema non c'è. Cioè, è come fosse un ecosistema che funziona in maniera autosufficiente a se stesso. Soltanto che la continua erosione ha portato, forse si è già oltrepassato questa soglia, al fatto sì che non ce la faceva più, e quindi diventava un territorio come un altro. Allora, se io di nuovo metto l'accento su non considerare l'urbanizzazione lungo le strade come un problema, ma come una risorsa, probabilmente riesco ad individuare ad un livello più basso delle figure ecologiche che magari non salvano la foresta nella sua dimensione totale, ma diciamo, comunque fanno meglio che non diciamo, i grandi piani, le grandi politiche che dicono no, qua deve essere tutto parco, deve essere tutto salvato, perché in realtà i primi tagliatori di selva sono proprio gli indigeni, c'è Bolsonaro che fa la sua parte, ma insomma in realtà sono anche quelle popolazioni lì, che sono popolazioni generative, che fino a 10 anni fa vivevano da Dio, e che oggi scoprono invece di essere poverissimi, quando invece non lo sapevano di essere. E quindi nel momento in cui scoprono di essere poveri, perché non hanno accesso al telefonino, al televisore, non hanno modo di acquistare questi beni, allora l'unica cosa che sanno fare è tagliare alberi e vendere la legna, e quindi così diventano i nuovi poveri, quando prima invece erano ricchissimi, insomma. Quindi, come salvaguardare l'Amazzonia? Semplicemente, diciamo, evitando di puntare troppo in alto, cioè di non cercare di costruire un discorso basato sulla protezione della selva, quanto quello di guardare a cose fattibili. Se noi, diciamo, guardiamo a quello che si può fare invece di pretendere una salvaguardia totale, secondo me ci rendiamo conto che tante cose possono essere fatte. Quelle membrane spaziali che vi facevo vedere prima tra i Kichwa e i Waurani, quelle sono porzioni di selva, a tutti gli effetti. E se noi riusciamo a identificarle e a considerarle progettualmente come dispositivi spaziali, ecco che abbiamo salvato un pezzo di selva. Però associandogli un valore che i piani, gli strumenti di analisi occidentali non contemplano. Giulia, perché la Guaira? Effettivamente sembra contraddittorio quel saggio sul Venezuela.
non è casuale l'inclusione di quel testo, e io difendo insomma quella roba lì, sebbene sulla regione urbana policentrica, insomma, ovviamente il discorso può essere ampiamente criticato. Però c'è una cosa molto bella che io ho imparato da Sergio Leone quando facevo i suoi western, quindi di nuovo sulla frontiera americana, no? Leone diceva che lui voleva fare una rappresentazione dello spazio della frontiera americana diverso da quello nordamericano, perché la produzione filmica sul West americano era basata su una distinzione molto netta tra i buoni e i cattivi, no? Cioè, quindi i buoni erano i portatori della conoscenza e del sapere, i cattivi erano gli indiani che non sapevano fare. E lui diceva che invece, in quanto romano, e questa è una cosa molto romana in effetti, lui diceva che viveva vicino a una casa dove abitava un vescovo e c'è una targa in pietra sulla casa. Insomma, risulta che questo vescovo, nella sua vita, il bene lo fece male e il male lo fece bene. Allora, quello che voglio dire è che noi possiamo coniare paradigmi, mettere in discussione, diciamo, forme di sapere occidentale, ma alla fine quello che conta e come utilizziamo questi concetti, e che anche un'idea sbagliata, se utilizzata bene, può produrre degli esiti potenzialmente interessanti. Questa roba è molto apparentemente cinica, però mi serve per dire che in realtà quando non è il pensiero di Cornell non è un paradigma antagonista a quello occidentale che propone un tipo di progetto totalmente diverso. Quello che prova a fare semplicemente è mettere al centro la questione della coesistenza tra differenze, no? Di legittimare questo. E questo io lo posso ottenere anche utilizzando arnesi vecchi degli anni 90, se però li torco ad un obiettivo che mi serve, insomma. Mi pare di aver risposto. Mi sono dimenticato qualcosa, scusate, se fatemi sapere. Non so se Alessandro Gabbianelli e Giulia Testori, o eventualmente anche Francesco Chiodelli, che vedo invisibile, ma c'è, eccolo che cammina, però ci sente. Vogliono aggiungere qualcosa ai commenti di Antonio o aggiungere qualche domanda? Per me è stato molto chiaro. Io faccio una domanda perché... ovviamente io sono lontanissimo da questi temi, sia come geografie, diciamo così, perché mi occupo di geografie, ma neanche eurocentriche, insomma, ancor meno che eurocentriche. E sono distante anche come disciplina, perché insegno storia dell'architettura. Però mi interessa molto una cosa che sembra, qualcuno di voi l'ha citata, però una cosa che sembra, ed è a margine, diciamo così, di una ricerca come questa, perché è una questione di metodo e di contesto probabilmente. Cioè l'osservazione che è stata fatta da Antonio nell'introduzione in maniera molto, molto vivace, poi ripresa da qualcuno nei commenti, rispetto alle potenzialità naturalmente che hanno alcune università, alcuni contesti di ricerca latinoamericani in particolare, insomma, nell'ottenere... come dire, amichevoli presenze, diciamo così, europee, no? Dalla Spagna naturalmente per questioni linguistiche, dal Portogallo per il Brasile, ma anche, come la stessa esperienza di Antonio dimostra, dall'Italia e da molti altri stati europei. Questa sorta di, appunto è stato detto da voi e Antonio ha risposto, questa sorta di ulteriore, come dire, di colonizzazione 2.0 in qualche modo, poi ha condizionato in molti casi le stesse università, io credo, insomma, cioè perché in qualche modo il discorso sulle competenze che prima anche si sollevava, poi viene al pettine come nodo, nel momento in cui queste competenze sono formate anche e in alcuni casi soprattutto da studiosi occidentali, insomma, studiosi europei, eurocentrici. Insomma. Quello che mi incuriosiva era capire come poter
contribuire ad invertire il trend di questo processo che anch'io considero come dire, non difficoltoso né pericoloso, né tantomeno pericoloso, però mi pare che sia degno di nota. Devo dire, le osservazioni mi nascono anche per il fatto che una settimana fa stavamo parlando con studiosi e osservatori di Cina, dove si produce come dire, un fenomeno uguale e contrario in realtà. Cioè è chiaro che un discorso decoloniale per gli europei in Cina sembra essere lontanissimo, ma invece sarebbe forse opportuno per moltissimi versi. Io faccio un'osservazione che tanto tutti i miei studenti e tutti i miei amici conoscono. Certo, è molto complicato andare a studiare un luogo remoto dalla propria formazione, dal proprio bagaglio culturale, dal proprio contesto, dal contesto di nascita e di formazione, se non se ne conosce la lingua. Perlomeno appunto in America Latina questo gap è abbastanza facilmente superato. Certo in Cina no. Certo, in Cina è molto più difficile trovare studiosi di Cina che parlino correntemente, che leggano il cinese. Questo a prescindere dal fatto che poi non ti fanno comunque vedere i documenti, che poi comunque, diciamo, ci sia una difficoltà. E questo, come dire, innesca un altro meccanismo. Il discorso sulle università mi incuriosiva molto, perché poi molti di questi discorsi nascono all'interno delle università e anche molti degli autori. Lo dico per chi non avesse visto il libro, la bibliografia che c'è all'interno del volume, peraltro non particolarmente spesso, come dire, non è un mattone di 500, ma la bibliografia è ricchissima. Molti di questi autori in realtà poi sono, magari provengono da contesti, come dire, si sarebbe detto un tempo terzomondisti in qualche modo, ma poi per esempio crescono in università americane, crescono in università europee tra Zurigo e Harvard, e questo naturalmente, come dire, in qualche modo ne determina anche le qualità, le caratteristiche. Non so cosa ne pensi e cosa ne pensiate, perché poi tutti avete più o meno esperienza in questi termini. Non so, Giulia, vuoi dire qualcosa tu, magari, che hai incontrato anche tu? Io la mio su questo punto ho delle... l'idea è abbastanza radicale, non so se per tuoi... Chissà, no, per me la risposta a questa domanda è essere sul posto e camminarci e parlare e passarci veramente tanto tempo. Nel senso che camminare, guardare, in molti casi no, ci sono i leader di barrio, no? I leader di quartiere. Io quando ho fatto la mia tesi di dottorato sono andata alle periferie di Quito per vari mesi, zone pericolosissime. Se fosse andata così da sola non sarei più qui. È tutta una questione di reti di contatto, no? E quindi cominci con un leader di quartiere, almeno nel mio caso. Chiedi che ti porti a spasso per il quartiere. Vai a parlare con una famiglia, con un'altra, eccetera. Fai delle fotografie, fai dei video. Cioè, mi sono resa conto che il lavoro di urbanista o di architetto che mi è stato insegnato finora in questi casi non regge, cioè ci si improvvisa un po' sociologi, un po' antropologi e si cerca di percepire il più possibile. Poi credo che nella fase, diciamo, di interpretazione, fagocitazione di tutte queste informazioni, quando si vuole arrivare ad una proposta progettuale, si tengono delle linee, nel mio caso utopiche, è stato l'unico modo che ho avuto per fare delle proposte progettuali, cioè ho portato all'estremo quelle dinamiche che sono viste interiormente come qualcosa di negativo. La periferia, l'informalità è brutto, non funziona, fine, però è cercare di trovare queste gemme di innovazione e portarle all'estremo. Almeno questo un po' è stato il mio modo di approcciare queste cose. Ovviamente ce ne possono essere tantissimi, ma è soltanto farsi spiegare dagli altri quello che tu stai vedendo e non prenderlo soltanto come tu lo interpreti. Non so, Antonio, come... Ma allora, una parentesi, l'università, perché ci sono tanti europei in America Latina e perché siamo così ben voluti, desiderati?
Allora, l'università, io beh, ho lavorato in Colombia e in Ecuador, la stessa cosa, purtroppo lì è una questione, proprio è una, lei dice, è un negozio, vale a dire, è un affare, no? L'università è una questione di soldi e di produzione di soldi, e quindi c'è un numero spropositatamente alto di università private. Le università private hanno come obiettivo principale quello di attirare studenti in tutte le forme possibili e immaginabili, appunto che la prima volta che ero andato a lavorare a Bogotà, mi ricordo, mi hanno spiegato che c'erano non so quante università di architettura ma, in città, quante facoltà, ma la metà di queste erano notturne, e che io sono rimasto come notturne, che sì, studenti vanno di notte. E effettivamente andavano a fare lezione anche a mezzanotte per, insomma, per quelli che lavoravano. Ora, all'interno di un contesto molto competitivo, in cui i governi pretendono da queste istituzioni, diciamo, un avvicinamento agli standard, ai ranking più possibile, e questo significa gente dotata di titolo di dottorato, sostanzialmente, considerando che, per esempio, né in Colombia né in Ecuador ci sono scuole che danno titolo di dottore di ricerca in architettura. Quando arriva un italiano, uno spagnolo, francese, qualsiasi, con il titolo di dottore di ricerca, è molto facile che venga assunto, perché il solo fatto di avere nel corpo docente una figura dotata di, quella, di quel titolo lì costituisce un miglioramento nei parametri valutativi e soprattutto una sorta di bandierina rispetto agli studenti. Dice, vedete, abbiamo il grande docente italiano, spagnolo, dal quale si pretende esattamente un atteggiamento neocoloniale. Cioè adesso tu ci vieni a raccontare Aldo Rossi. Ma io quando stavo a Bogotà mi dicevano parlaci di Aldo Rossi, io dico che ne so io di Aldo Rossi, cioè non so niente di Aldo Rossi. Però quello che appunto si chiede di vendere un certo tipo di sapere, che è quello esotico, di cui noi saremmo portatori. Che succede una volta che si sta lì? A me è successo questo, cioè c'è una prima fase come una sorta di attraversamento del deserto, molto dolorosa, in cui appunto, come diceva Giulia, uno si rende conto che i propri strumenti sono inadeguati, però poi segue una seconda fase, che nel mio caso, cioè secondo me, insomma, in cui ci si rende conto invece di quanto noi docenti in quel contesto lì in realtà viviamo sia in un contesto per molti versi peggiore, anche se ultimamente anche a Torino ci stiamo avvicinando a quel mondo lì sotto alcuni aspetti, ma sia anche molto migliore. Vale a dire, il senso del nostro lavoro in quei luoghi lì è molto più importante, perché ha delle ricadute immediate rispetto a quello che invece abbiamo in Italia o in Europa. Vale a dire, a me è successo, ma mi succede ancora adesso, di avere degli studenti che poi realmente provano a mettere in pratica quello che tu gli hai insegnato, e questa roba si vede dopo pochi mesi. Cioè, proprio, e quindi, mentre da noi, cioè, tu parli, fai lezioni, fai dei progetti, poi chi lo sa che cosa rimane di tutto le chiacchiere che facciamo. Invece, in quei contesti lì, diciamo, le possibili ricadute nel nostro pensiero sono più concrete, e soprattutto, però questo lo dico pensando da urbanista, quei luoghi lì presentano una serie di problemi che sono molto più meglio definiti, cioè vuol dire che si presentano davanti ai nostri occhi in maniera molto più chiara, e quindi non c'è tanto bisogno di costruire argomenti che legittimino certe posizioni. Nel momento in cui ci confrontiamo con i temi dell'informalità, come diceva prima Giulia, cioè lì sono problemi talmente grossi, talmente lucenti, insomma, che non è parla di sviluppo locale negli Appennini, che come facciamo a ripopolarli, cioè i due ordini di problemi non sono neanche comparabili. Uno è molto socialmente rilevante, l'altro è cioè, lo è anche, ma in maniera diversa, insomma. Quindi, per dire, Sergio, queste sono un po' le differenze. Il brutto dell'università latinoamericana è che è un'università ultra burocratizzata, ma del resto anche noi ormai, diciamo, ci siamo arrivati e forse... Direi di non affrontare questo tema, perché se no... Da Bogotà ci ridono dietro, insomma, ecco, temo. Li stiamo superando anche ormai alcuni punti. Assolutamente. Vedo la mutazione in corso di Francesco Chiodelli che adesso è anche mascherato, però è riuscito a prendere il treno, direi, insomma.
Sì, a me pare un tema molto, molto interessante che riguarda, come dire, l'incoming e l'outcoming dei nostri rapporti con questi paesi, perché voglio dire, se fossimo a Londra probabilmente avremmo soltanto il problema di andare a Bloomington, Indiana, o a MIT se siamo ricchi e famosi. Essendo nella nostra posizione intermedia, poi ci tocca riflettere su queste posizioni altermondiste, in qualche modo, che condizionano anche molto le nostre ricerche, naturalmente, oltre che le nostre vite in generale. Non so se Alessandro Gabbianelli o anche Francesco Chiodelli con maschera vogliono aggiungere qualche cosa. Non Io vedo domande da parte del pubblico. Il pubblico è attento ma silente, insomma. Sì. Io avrei ancora una domanda, certo. Se posso. Boh, una riflessione, anche qui è difficile dare una risposta, credo, almeno che Antonio non ci illumini con qualcosa definitivo, diciamo. E non so se conosci o conoscete Rolando Vasquez, che è un professore di sociologia di Utrecht. Avevo partecipato qualche mese fa ad un suo intervento per TU Delft e che ho trovato molto interessante. Lui è uno studioso decoloniale, un sociologo, no? E dice che secondo lui preservare la terra deve essere la priorità su tutto. Cioè che possiamo parlare di qualsiasi cosa, ma quello è la questione centrale. Dice che ci sono altre ontologie diverse dalla nostra che si sono poste queste questioni e che l'Occidente lo sta facendo troppo timidamente. E richiamando Tony Fry dice stiamo perdendo futuro. Nel senso che consumando petrolio e minerali, ossia il nostro patrimonio geologico, perdiamo futuro. Stiamo estinguendo la terra. E qui io forse anche con una forzatura mi pensavo al capitolo sul debito di cui parlavi tu, no? Che siamo in debito e continuiamo a essere in debito con qualcuno. Poi dall'altro lato dice che c'è l'esplosione dell'educazione occidentale, proprio questo che stiamo dicendo all'interno dell'università, che fa sì che si perdano un po' alla volta sistemi di conoscenza, di lingue, di costumi, di vestiti, di strumenti, di forme di vita. E questo proprio avviene, l'ho notato anch'io all'interno di questa università. Ci sono veramente pochi casi in cui si cerca di dare importanza a quello che si ha e non per forza copiare dagli altri. E qui ovviamente si pone una domanda etica, diciamo, un po' più ampia. E lui domandava come possiamo vivere in maniera etica il modo in cui il nostro benessere non sia dipendente dal consumo di suolo e dalle risorse e quindi dalle sofferenze di altri. E lui dice che bisogna fermarsi con tutto quello che è l'utilizzo del suolo. È così? Secondo te questa è una direzione al quale bisogna andare per non continuare a perdere? Perché sembra che la prospettiva sia quella di perdita in tutti i sensi, di diversità, di cultura, di tutto. E se hai trovato degli esempi che ti portano, diciamo, a mettere in discussione questa prospettiva? Allora, questa è un'ipotesi politica, voglio dire, sulla quale non credo di avere, per dire diversamente, mi sembra, in altri termini, la stessa cosa detta da Bruno Latour quando parla delle questioni della generazione, no? del rapporto tra produzione e generazione. Quando ho provato a partire dal discorso sul debito, alla direzione del debito e di come un'inversione dell'idea tradizionale di debito si riverberasse nella configurazione di gruppi sociali e di territori, di ecologie di tipo generativo, penso sia esattamente la cosa che dice questo professore di TU Delft. Che questa possa diventare un'opzione planetaria mi sembra da escludere. Quello che si può fare però è dar più spazio possibile alla configurazione di situazioni di questo tipo. Non immagino che la pianura padana possa diventare un arcipelago di comunità a chilometro zero che non producono più nulla, che vivono soltanto di quello che c'è
all'interno di un certo raggio. Immagino che rimanga più o meno così, con tutto il cambio climatico e quindi con grandi produzioni di olio d'oliva, DOP, di Mantova, di Cremona, ma che all'interno di questa nuova situazione possano però esserci una serie di piccoli luoghi che invece sono di tipo, di quel tipo a cui allude il tuo insomma, la persona di cui hai parlato prima. Questa mi sembra una strada più fattibile. C'è questo atteggiamento per cui gli esseri umani, gli abitanti, abbiano sulle spalle una responsabilità enorme nel cambiare il futuro, mi sembra di nuovo sbagliata, nel senso non credo che noi abbiamo realmente la possibilità di invertire totalmente questa roba qui. Mi sembra anche utopico pensarlo e anche un po' stupido, sinceramente. Oddio, ho usato un termine sbagliato, volevo dire... Non credo che noi possiamo nelle condizioni di invertire il cambio climatico e la crisi ecologica, insomma. Dobbiamo fare, cioè quello che possiamo fare senza mettere di nuovo noi al centro del mondo. Tutto, non so se ho risposto, però. Sì, ecco. Sì, è una posizione che tra l'altro tu assumi con molta evidenza anche nel corso del libro, nelle parti scritte da te. Cioè è una posizione, come dire, di nuovo realismo in qualche modo, soprattutto quando affronti il tema, come dire, ambientalista. È proprio questo che ti spinge. Ed è anche una rarità. Devo dire, appunto, non frequento moltissimo questa letteratura, però... Mi è parso, come dire, mi ha dato uno scossone il sentire questo realismo che dice però è inutile pensare in questi termini appunto utopici, in questi termini assolutamente incontrollati e risaputamente impossibili. Come se, come dire, la tua violenza d'attacco contro queste posizioni sembra in qualche modo sottintendere che dietro queste prospettive utopiche ci sia anche una scelta appunto politica molto molto conservatrice, dove il conservatrice non vuol dire conservare l'ambiente naturale o guardare intatta la conservazione della selva, ma conservatrici nel senso di regressive, conservatrici nel senso deteriore possibile. Non so se è una mia impressione, però come dire, mi è piaciuto e mi ha incuriosito il contrasto tra due posizioni radicalissime di innovazione, di novità, e poi questo muro quasi contro qualsiasi forma di utopia, come se costituisse parte del problema. Ecco, insomma, non so se sto esagerando la tua posizione, ma... No, ti ringrazio per questo commento. Vorrei tornare un attimo alla questione posta da Giulia, perché vorrei risponderle bene, non vorrei esprimermi in maniera troppo rozza. Quello che voglio dire è dobbiamo smetterla con il consumo di suolo, dobbiamo salvare la terra. Se ci pensi bene, è un atteggiamento molto modernista. Allora, io, uomo del Novecento, illuminista, positivista, faccio le dighe, controllo i fiumi, sono padrone della natura... Dire smettiamola con il consumo di suolo è la stessa cosa, cioè di nuovo mettere al centro una dimensione molto di potere della possibilità dell'uomo, che invece secondo me non è proprio lì il problema, cioè non so come dire. Credo che dobbiamo realmente assumere non dico un atteggiamento disincantato o antiutopico, però comunque non... Allora, io me la prendo molto con quelli che parlano del cambio climatico, di cosa fare contro il cambio climatico. Nel nostro Politecnico, insomma, se ne parla moltissimo, climate change, resilience e quant'altro. Insomma. Non credo che noi abbiamo realmente alcuna possibilità di fare niente contro il cambio climatico, ma che se invece lo accettiamo, secondo me le cose da fare diventano molte di più. Ecco, questa è semplicemente
l'altra opzione su cui credo sia utile ragionare, cioè è inutile star lì a invertire il consumo di CO2. Se invece parliamo del presupposto che il cambio climatico ci sarà, secondo me le cose diventano molto più, cioè si aprono altri scenari molto più interessanti da esplorare che non quello di contrapporsi a processi così, così grandi, insomma. Scusate, sono un po'... È giusto, e confermi l'impressione che io avevo avuto appunto di radicalità anche da questo punto di vista, insomma. Non so se i nostri interlocutori vogliono aggiungere qualcosa. Mi è parso un dibattito molto molto denso e molto serrato, come è il libro. Io ripeto, al di là dei casi studio che uno può conoscere meglio o peggio, insomma, sono anche luoghi per me, per esempio, assai remoti, insomma, per cui davvero mi districo con difficoltà proprio nelle geografie, però pongono dei problemi enormi. Ripeto, tutte le poche, banalissime, del tutto randomiche considerazioni che ho fatto nascono avendo riflettuto sulle pagine di Antonio Di Campli con gli occhi di uno storico dell'architettura che, per esempio, da oramai qualche decennio legge con attenzione, con la dovuta attenzione, pesanti tomi o agilissimi ma dottissimi articoli sulla Global History of Architecture, che fa come dire, prova ad assumere queste stesse posizioni con difficoltà persino maggiori, naturalmente, perché poi l'idea che ci sia uno storico dell'architettura francese che mi parla dell'architettura in Cambogia o in Vietnam mi fa venire subito un frisson, diciamo così, altro che decoloniale, neocoloniale probabilmente. Però fatto sta che è bene che il dibattito si apra, naturalmente, è bene che il dibattito ci sia anche per i vetusti storici dell'architettura. Io direi che se non ci sono altri commenti e altre osservazioni, io ringrazio innanzitutto Antonio per averci dato la possibilità di parlare esattamente, tra l'altro, nello spirito di Liberi Libri. Liberi Libri non è una serie di presentazioni librarie destinate a valorizzare i prodotti della ricerca, come ci insegnano a dire i nostri burocrati interni, ma è destinato proprio a valorizzare quei lavori che sfondano le porte del Politecnico, che vanno oltre. Qui siamo andati oltre geograficamente, ma anche oltre concettualmente. Quindi grazie soprattutto e innanzitutto a lui. Grazie anche ai nostri commentatori, ai nostri discuss, Santa Giulia Testori, a Francesco Chiodelli, a Alessandro Gabbianelli, che sono stati molto attenti e partecipi, e grazie al pubblico che ci ha seguito fino ad adesso. Ricordo che appunto questo incontro è stato registrato e sarà a breve, in tempi abbastanza rapidi, disponibile poi sul canale YouTube dedicato a questi incontri. Io ringrazio tutti quanti e vi do appuntamento alla prossima volta, in presenza, da remoto, oramai viviamo nell'incertezza quotidiana. Grazie mille.